Sendrix, grazie mille, Lotto Valhalla. 30 secondi d'anticipo con la cena ancora sullo stomaco. Respiro come una persona che ha fatto un piano di scale e non è in forma. Eccoci qua, bestiacci, incredibile ma vero. Si continua la Horror Nights dedicata alla nostra cara e simpatica suor Matilda, che è tornata per educarci l'educazione ecclesiastica di cui avevamo bisogno, ma che nessuno ha mai chiesto. Quindi continuiamo Evil Nun, cerchiamo di fare il finale, finalmente lo finiamo, probabilmente si finisce stasera il finale dove si va a finire nel furgone, e credo almeno. Quanti finali ha questo gioco? Ha diversi finali, noi faremo uno di questi finali finalmente. Perciò insomma questo faremo e poi tra l'altro prima vi devo annunciare la programmazione più succosa della settimana. Mi vedete serio? Beh, perché in realtà dentro io sto fremendo, perché esattamente il 9, che è mercoledì, esce God of War Ragnarok, finalmente ragazzi, tra le mie mani, il gioco che sto aspettando da una minchia di vita. Da prima ancora che esistesse God of War, io stavo aspettando Ragnarok. Quindi finalmente ci siamo. Ho sentito del finale, sì, finale. Finalmente ci siamo, eccoci qua. Non vedo l'ora, ragazzi. Siateci mercoledì, siateci oggi, domani, dopodomani, ma soprattutto mercoledì che si inizia la prima, si fa la prima, il day one di God of War, tutti insieme. Vi aspetteranno sorprese, vedrete. Quindi live lo giochiamo, facciamo un gameplay un pochino tecnico, meno cazzeggio, più storia. Esploriamo quello che sarà il gioco. Grazie mille il Drago Mushu, grazie mille Steve, grazie mille il Pivo, grazie Auri-chan, grazie a Kokumo, grazie bestia Charlotte Valhalla. Quindi esploriamo un pochino in maniera più tecnica il gioco, vediamo un po' quello che la storia che Santa Monica ha in serbo per noi con la storia del nostro Kratos, del nostro Grecone, e poi dopo faremo altre puntate, ho deciso che faremo tutta la serie su Twitch, cioè non tutta, nel senso, la storia principale di campagna verrà fatta su Twitch, gli approfondimenti su YouTube, esattamente come facemmo per Elden Ring, va bene? Quindi su YouTube troverete degli offscreen dedicati, senza tagli, senza niente, di mie giocate personali. Lo screen d'altronde è questo, fuori dallo schermo. Certo, il video è sempre su uno schermo. Non rompete il cazzo. Quindi vedrete doppio contenuto, incredibile, incredibile. Ma non solo, perché la settimana che si avvicina, guardate, sto tremando. C'è addirittura una nuova Horror Night. Teoricamente domani esce Sonic Frontiers, che è il Sonic in terza persona. Lo volete vedere? Volete che lo giochiamo o non ve ne frega un cazzo? E perché proprio la seconda? Beh, probabilmente perché Sonic è morto da anni. Ma se vi va, magari domani lo portiamo. Però in realtà teoricamente dovrebbe esserci la live con Andrea su Nostalgaia, che è quel gioco che ci stava piacendo. Come si chiama? Dark Souls comico. Quindi mi sa che sta settimana. Poi God of War, ovviamente, poi anche venerdì non mi ricordo che cazzo c'è. La programmazione la trovate dappertutto, ragazzi. C'è su Discord, c'è su Instagram. Voi di TikTok venite qua se volete interagire. Vi saluto. Chi l'è? Daiumun, Daium Sus, incredibile. Daxin, eccolo lì il nostro moderatore. Draconidesk, Lili, Simone, Nicola, Garold, eccolo lì il primo. Harusan, poi Helsinel, Iacocassa, Scimmianza, Scimmianze, scusatemi. Giorgia, Pino, Streamlabs, allucinante, sempre presente. Finance King, il re delle finanze. Poi Coso che gira, il conte Dracula, Ultimate Foxy, Pintax, ciao mi chiamo Brian, ciao Brian, Vixino, Sofia fan de fgf, non so la vostra lingua, non la conosco, non hablo vuestro idioma. Poi Og, Flavia, Schizzo, Gianizzo, Matteo, Blink Venere, Ryuri, Aimi, Andre, Becky, Chinax, Aurora Cap, Matt, ultimo, qualcuno, dai, l'ultimo, qualcuno di nuovo, chi l'è? Grazie, Eima, bestiaccia, poi rispondo al tuo messaggio. Attenzione, fermi. Devil's Snake, sera, bestiacce, con piacere. Che vi dico che oggi abbiamo visto due film interessanti, ma non hai un cazzo da fare. Sì, il primo è The Host, un film coreano dove i coreani vengono mangiati vivi da una bestia coreana, molto interessante, sembra un calamaro misto a un pesce. Un bel film con... Allora, probabilmente avete già visto qualche clip, perché tempo fa girava sull'internet questi video di questa bestia sotto un ponte e la gente pensava fosse una creatura avvistata nel fiume Hudson. Invece, sono le clip di quel film, che hanno una CGI decente. Decente, adesso no, però per l'epoca, il paranormale,
E quindi la gente impazziva a vedere sta roba, diceva cazzo, cazzo. Quindi abbiamo visto un pezzo di The Host, perché poi ci siamo rotti i coglioni alla fine, più di me. E poi Aragorn. Aragorn, mentre si mangia così. Aragorn, che pochi conoscono, The Wasp, non so che cazzo. Grazie, Ruth Valhalla. Aragorn, che non, di qual, non, nella, della quale non vedremo mai un sequel. Anche se dovrebbero essere quattro i film, ne ha fatto solo uno, non è piaciuto a nessuno. Ma a Bubbolo sì, a Bubbolo è piaciuto, ciao Bubbolo, agli altri no. Peccato. Dino, mi saluti, il mio ragazzo che è incredibile sta sanguinando. Cosa? Ok, caffè caldo, chiama qualcuno però. Ho letto bene, non lo so, la dislessia ogni tanto subentra. Mi piace essere dislessico perché poi leggo questi messaggi. Sono sicuro che ha scritto altro. A me è piaciuto... a me piaceva Aragorn. E ragazzi, non so che caso sia successo. Fatto sta che sarà il fatto che è stato scritto da un italiano. Gli italiani si sono rivoltati. Proprio è stata una rivolta popolare. Torce e forconi sotto i cinema per un film sostanzialmente di merda, da 100 milioni di budget. Però notare tra l'altro che la CGI è tutta quanta stata spesa per il drago, e poi i protagonisti e i personaggi hanno i jeans è bellissimo, è eccezionale. Andate a vederlo, Pino Panda, vai a vederlo, grazie. Fossi stato in Palini avrei denunciati tutti per il film. Ma non è vero, dai, non è così brutto, non rompiamo i coglioni. A parte che si è preso tanti di quei soldi, Monsieur Paolini, che non hai idea. Ma poi che cosa, dai, su. Tino, abbracciami, non si può, ragazzi, non si può varicare la soglia del fisico, del metafisico, non si può andare oltre lo schermo, grazie. La fibra permette tante cose, ma non permette questo. Manteniamo le distanze, con tutto il rispetto, manteniamo le nostre distanze. A me Aragorn è piaciuto. Bene, allora poi mi spiegate perché tutti quanti voi quando uscì sputaste proprio per terra appena fuori dal cinema. Vergognatevi, avete ucciso un cult. Non è vero. È una scoppiazzatura del Signore degli Anelli. Ma il Signore degli Anelli è bello? Sì, quindi Aragorn è bello. Fine. Il drago doppiato da quella tizia incapace. Quella tizia incapace si chiama, aspetta, com'è che si chiama la doppiatrice di Aragorn che abbiamo letto prima? Pronto? Non vi è risposta, cipigna. C'aveva il nome, aspetta, Ilaria? La stavo cercando prima perché non ci volevo credere. Adesso iniziamo a giocare, ragazzi, cazzeggio. Ilaria D'Amico, fammi un favore. Mai più, non doppiare più un cazzo. Rimani nel tuo e siamo a posto. E quindi sì. Ti piace Narnia, Dino? Di Narnia parleremo dopo il gameplay. Assolutamente no, perché non me ne frega un cazzo. Allora, aspetta un attimo. Giochiamo? Yes. Se sentite strani suoni, il cane ha addentato un tavolo, poi nell'ordine il divano, e adesso sta cercando di sbranare un pezzo della gomma della bici. Aspetta. Questo gioco ci sta stupendo. Porterai God of War Ragnarok. Ragazzi, ma perché? Ma perché? Ah, io ricreerò la mia persona in paglia e sterpaglia e pezzi di legno, ok? La accendo con della benzina e poi mi abbraccio. Non è possibile. Non è possibile. Due cazzo di ore che ho detto che porterò God of War. Giochiamo all'accesso anticipato qua. Quei dannati occhi. Pensate che lei è la stessa che ha recitato in 13. È allucinante. È la regista. Quindi devo far continua? Non mi ricordo più, ragazzi, guidatemi. Dinosaurus, via. Il maestro quando ride. Ma basta. Tenere premuto la barra dello spazio. Cargamento. Ci siamo. Mercoledì prossimo esce Bending 2, infatti lo portiamo. Bending the Ink Machine 2. Sì, quello lo portiamo, ragazzi, assolutamente. Non me ne frega un cazzo se non mi interessa. Però sarà in inglese, io vi avverto già, eh. Datemi un check dell'audio. Perfetto, direi che funziona. La Suor Filippa? Suor Filippa! Ah. What? No. No. Sì, però, ragazzi... Cioè, ha un fiuto che neanche... Adesso è dietro di me. Allora, dato che io non la temo più... Chiudi la porta!
Dato che io non la temo più, come potete vedere, sono razionale al gameplay, per questo è un gameplay razionale. Il mio scopo è quello di riuscire ad arrivare, di fare uno dei finali. Qual è il finale che dobbiamo fare? Vi ricordate? Non ci sono missioni attive. Merda. Come si fa? Si scappa col furgone. Ok, ma come si fa? Primo passo, entra nel furgone. Ma immagino che abbiamo aperto anche gli shortcuts. Oh no. Oh no, no, no. Dove sono? La signora, l'ho sentita. Se un uomo vuole essere primo, egli sarà ultimo, il servo di tutti. Allucinante. È chiuso. Merda. Ma se, da qua mi vede la signora? No, ma posso entrare dalla finestra? No. Però cazzo, questo gioco continua a stupirmi quanto tecnicamente sia fatto bene. Ah no, forse è di là che dobbiamo andare, aspetta. 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 Sì, mi sa che dobbiamo andare di qua. Vediamo un po'. Teoricamente dovrebbe essere aperto la via. Devi sporcare i panni con la vernice. Oh cazzo, no, la vernice. Ma qua è chiuso. Ma scusatemi, ma non è nuova. È nuova partita questa. Non abbiamo fatto continua. Devo rifare tutto da capo? Ma siamo scemi? Devo riprendere di nuovo. Non vedo un cazzo. Devo riprendere di nuovo i fusibili? No, eh. Vado, spedito. Ah! Ottimo. Guardate, incredibile. Non ha più paura. E ormai questo posto lo conosco come le mie tasks. Attenzione. Ma no, ma ragazzi, ma devo riprendere i fusibili. Ma figa. Sera. La signora non c'è, non so dove sia finita. Non è un problema mio. Permesso. Entro oggi, eh. Ah no, vedi? Vedi? È andata? Ok, calmi. Una cosa alla volta. Non guardarti indietro, assolutamente, è la mia filosofia di vita. Mi sto cagando addosso. Ok, ora, la vernice. Il cancello ha fatto molto rumore. Dove dobbiamo andare? Hai tolto la corrente? Come ho tolto la corrente? Che cazzo dite? Ti sei appena guardato indietro? No, ho camminato a gambero, è una strategia. Quello si può fare. Dov'è la vernice, ragazzi? Io non mi ricordo più. La vecchia sta arrivando. La stanza d'arte. Ah, giusto, giusto. E però mi serve la chiave per la stanza d'arte. Per la stanza d'arte. Non è di qua. La stanza d'arte. Eccola qui. Perfetto. Eh già. Ma Cristo santo. Dov'è che trovavo la chiave? La chiave la trovavo lì, mi serve. Oh no. Aspetti. Ma perché io la sento dietro di me? Ah. Però non è molto veloce, la vedo, sta invecchiando secondo me. Era più mordace la suor Matilda. Secondo me pian piano con l'età si sta lasciando eco andare. Un po' di vitamina C per le giunture. Arriva o non arriva? Arriva o non arriva? Ma certo che arriva. La chiave era nel gabbiotto? Sì, ragazzi, no, adesso mi arrangio, eh. Ma che palle, tutto da capo dobbiamo fare, ma perché? Qua? Qua c'era la scopa? Ho vinto. Ok. Zitti, quatti, quatti, zitti, zitti, zitti. Shh, devo sentire, devo percepire. Che cazzo è stato? Black Lady. Buoni, shh, zitti. Tutto a destra. Oh oh. Dov'è? La sento camminare. Signora? Signora? Madonna, dov'è? No, 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 no,
in tutt'altro contesto. Sono tornato qui, com'è possibile? Zitti. Ok. Ma cosa è successo? No, silenzio ragazzi, queste cazzo di notifiche. Eccola là, visto? Ma non strisciare, cretino! Un serpente! È dietro. Non mi voglio girare. La strategia, confonderla col delirio. Ok? Dov'è? Eccola là. Suora! Suora! Un calmante, eh? Why do you make me run so much? Stop! Tra l'altro mi fa ridere perché... Oh, madonna, è intelligente. Perché l'audio posizionabile 3D parte da dove, dalla sua ultima posizione. Quindi se lei era lì, io mi sposto, la sento lì, però lei è davanti a me.
Posso tirargliela in testa? Oh merda. No, non so come fare, ragazzi. Aspetta, c'era una strategia, qual era? Vincere. Allora, con calma. Con calma. Perfetto. Eludo. Dove devo andare, ragazzi? Ditemi dove. No, non era di qua. C'era il quadro mi indicava la via. Allora, era una stanza inutile. Forse era questa? Perfetto, perfetto, perfetto. Eccezionale. Ci siamo. Adesso cade la suora dal controsoffitto. Il piede di porco, la soluzione ad ogni nostro problema. No. Cazzo, sta arrivando. Oddio. Suora, no. Suora, non si faccia i cazzi suoi. Suora. Attenzione. Guardinga. Ma perché è così violenta? Perché ha questa faccia? Un sorriso che lascia fare. Suora, se ne vada, però. È violenta. Per chi non si accontenta. Ce la possiamo fare. Con molta calma. Dove devo andare, ragazzi? Adesso che ho i piedi di porco, devo andare al teatro. Giusto, c'erano le assi da scalzare. Si scalzavano le assi, c'era dentro la scatola di biscotti. Lanciavo la scatola di biscotti dal tetto della chiesa. È tutto logico, è tutto normalissimo. Tutto quello che un bambino deve affrontare per una normale crescita. Lancio poi la scatola di biscotti dall'alto dei cieli. Il Cristo provvede alla divina. Mi dà la chiave. La chiave apre. Che cos'è che apriva? Cosa cazzo apriva la chiave? Caraban, grazie mille. Rotto Valhalla. La scatola di biscotti apre. L'armadio? Quale armadio? La chiave per un armadio? Un lucchetto. Ah, il lucchetto che sta sull'armadio. Geniale. E? Attenzione. Ci siamo. Minchia. Mi sento a casa con questa musichetta. Cara suor Matilda, è passato molto tempo. Ok, uno. Non mi piace che se ne vada via l'audio. Oddio, era l'audio delle... No, 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 ho visto i suoi occhi. Ho visto i suoi occhi. Dov'è? È lì. Shh, zitti. Come cazzo fa a sapere dove mi trovo? Basta. Non c'è spazio per lasciar cadere l'oggetto. Non farlo. Ok. Mi ha visto. No, porca puttana, ragazzi. E attenzione, padrona del palcoscenico. Ancora. Canta la lirica. Ma porca. Ma non mi potevo fare i cazzi miei. Non giocare. No, sia per il contrario. Cristo, aiutami. Allora, con calma. Oh no, 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 no. Mi devo nascondere, mi devo nascondere, mi devo nascondere. Qua. Qua. Che c'è qua? Il bagno. Il bagno. Ok, inginocchiati e piangi. Perfetto. Non può trovarmi, non può vedermi. Allora, ho un cane da tartufo, la signora... Però, è dotata. È andata. Shh. Shh. Sta facendo il primo finale con la chiave della madre nella lavanderia. No, scusami. Quindi, se prendo questi item faccio il primo finale? Sente l'odore di paura, sì. Caratteristico odore di paura che sa di metano. Ho già fatto questo finale, ma scusatemi, fermi. Quindi la raccolta degli item mi porta a un finale? Non è la scelta della fuga alla fine che mi porta a un finale? Al primo? Ma è confusa. E come faccio a fare l'altro finale? Non dovevi andare nella scuola. Ma non sto capendo. Devi uscire fuori dove c'è il gabbiotto. Stanza a fianco lavanderia. Girati di spalle che non distingue il PG col cesso. Attenzione. Mi siete sbloccato quella... Ah, la scorciatoia, è vero. Cazzo, ragazzi, ho perso tempo. Oh, oh. Allora, con calma. Eludiamo...
la sicurezza qui. Mi avete fatto prendere un microinfarto. Ok, quindi devo comunque, madonna, passare per di... Dov'è? Ok, è esattamente dove devo andare. Geniale. Shh. Zitti. Zitti. Ma come cazzo ha fatto a vedermi? Ma può passare di qua? Ho vinto. Dov'è? Ma vaffanculo! È onnisciente! È onnipresente! Ah, minchia sera, la sento a destra e a sinistra. Veloce, entro oggi, veloce! No, passa dalla finestra? Invece... Madonna. Ok, vestiti. Uniformi, vestiti. Uniformi. Oddio, ma visto? Non so come... Una visitina io la farei, dall'oculista. Armi l'armadio. Ecco perché si chiama armadio. Antras, grazie per i 1000. Sei pazza, grazie. Ti auguro buona serata e buona fortuna. Grazie, grazie, grazie. Morì poco dopo. Devi andare direttamente nel furgone. Ma devi sporcare i vestiti dentro il furgone. Ma devo andare nel furgone? Mi sto grattando una scella, ragazzi. Devo andare dentro il furgone o non ho mica capito. Cioè, perché mi serve la vernice gialla, ma la vernice gialla era dentro la roba. Quindi, Suor Filippa, che carina, che carina. Per una smagliante dentatura Vivident. Come si fa? Dino, c'è un giochino interessante, ti ho taggato su TikTok. Non me ne frega un cazzo, è un altro momento. Stiamo facendo un'altra cosa. Non lo so. Prova a sporcare i vestiti dentro al furgone. Quelli dentro al furgone. Ho capito, ma mi serve una roba per sporcarli. Conoscete un certo liquido di cui siamo muniti in grado di sporcare i vestiti? La vernice è l'unica soluzione. Filippa! Ho la chiave del tuo cuore. Oh. Sister Madeline. Sister Madeline. Oddio, sta chiamando Madalina. Oh, porca troia. No, no, no. Madalina. Non mi vede. Where do you think you are going? Mi ha visto. Madalina no. Si fermi. Oddio. E mo? Madalina? È una tortura, è peggio di morire. Questo è peggio della morte. imbarazzante. Ma ha il crocifisso al contrario. Madeline. Però queste le riprendo io, Sto cercando di... Che? No, no. It's useless to run away. I'll catch you over and over again. Stavo cercando di chiavare, di passare. La chiave è in quell'angolo? Torniamoci. Sì, 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 fammi passare. Vabbè. Ho vinto, ho palesemente vinto. Non ho aperto le... Non ho aperto le... Non ho aperto le... Ah, no, mi sono fottuto. Mi sono fregato. Deve esserci un'altra soluzione. Aspetta, aspetta, posso tirarla di qui? Perché sta laggando così, mo? Che succede? Si sta evolvendo l'intelligenza artificiale? Ma visto? Ho rotto il gioco, sta arrivando. No, non lo so, sta arrivando? Ma io che cazzo... Ma porca puttana. No, no. Strategia della marmotta, vedete? È andata via, visto? Cazzo, mi sotterro ogni volta che mi abbasso. Ok, ci siamo. Però non so come fare, ragazzi. Avrei dovuto aprire la porta, cazzo.
Vabbè, corriamo. Vedete? Stay in your room and write a million times that you will be good. È la questione di precedenza sempre. Guardare a destra poi a sinistra. Ma che sfiga. No, sono deficiente, ragazzi, devo guardare. Non corriamo più. Ma potesse correre il personaggio perlomeno. Devo essere sincero, ormai mi sono abituato, quasi mi piace l'idea del martello. Del martello sulla testa. Ok, è già qui perché la sento camminare. Zitti, zitti, quatti, quatti, in silenzio. Ok, ho palesemente vinto, ho il controllo della situazione. Ok, perfetto. Ragazzi, potrei giocare come giusto che sia. Aspetta che apro gli shortcuts, non posso. Potrei giocare come giusto che sia, oppure creare il brivido. Giusto? Ha senso? Io non mi ricordo mai dove cazzo devo andare da qui. Di qua. Che sta roba? Ah, piedi di porco, ma portiamocelo dietro. No, perché qua sono dei finali. Perfetto, facciamo casino. D'altronde, che sarà mai? Dovrebbe essere quella la porta. Quella è la via. Lei non dovrebbe essere qui. E quindi io vado a spavento, vado a vincere. Visto? Ok. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Oh, no, 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 ehi. Ok, mi ho confuso per un piccione. Perfetto. Al cancello l'ha aperto, suor Matilde. Allora, apriamo di qua, se crepo, va? Ma tra l'altro, che cazzo di giro è? Ma non ha senso. Ok, apriamo qua. A posto. Così, se crepiamo, sappiamo dove possiamo passare. Da lì. Uno è fatta. Mo. Con calma. Eccoci qua. Scattanti. Andiamo a prenderci. Madonna. Madonna, dov'è che era? No, ragazzi, di qua. È qui che sono morto. Ok. E adesso? Che tempo? Ma lo scopo qual è? Ottimo, Giorgio, dopo solo 7 live. Mo? Ti serve la vernice? Mi state prendendo per il culo? Sei toscano? Sì, sì, assolutamente, di Cagliari. E quindi? Quella è la chiave del cuore della suora e fin qua. C'è anche la chiave per la cintura di castità della suora. Apri l'armadio in aula d'arte. Ma io ero già, ma io ci stavo già andando, ma avete detto no, stai facendo l'altro finale, imbecille. Ah no, ho capito, perché ho confuso questa chiave con l'altra chiave che si trova dentro la scatola dei biscotti. La colpa non è vostra, ma non è neanche mia, è il gioco. Quindi, io mo, che strada è questa? Wow, dove sono? Questa porta non si apre. Aspetta, magari... No? Sta arrivando, sta arrivando! Questa chiave sarà bloccata in futuro giorno. Ma vaffanculo. Chi c'è? Allora. Aula d'arte. Mi sto pentendo. Qua non c'è un cazzo. Guarda, zitti. Adesso giochiamo seriamente, ragazzi. Anche perché ho pochi. Ho pochi tentativi ancora. Poi mi ammazza la suora. Non avrei mai pensato di dire una frase del genere. Di ripeterla più che altro. Dov'è? Come i miei genitori non mi amano? Come fa? Ah! Ah! Ma come cazzo ha fatto a vedermi? Ma scusa, come ha fatto a vedermi?
Vecchia faina. Aula di arte. I ratti sono più ben educati di te, non correre. Ah, cazzo, corri. No, m'ha visto, non posso stare qui nell'aula magna. Aspetta, fermi. C'è un posto dove posso nascondermi. C'è un posto, qua. Signora. Ok, sì. Figa ragazzi, è qui, io non ce la faccio. Comunque guardi a ladri sto gioco. Ma sono i miei passi o sono i suoi? Non sto capendo, dove devo andare mo? Dove devo... Di qua? Sì, vabbè, no, perché di qua torno indietro. Vabbè, sti cazzi, torno indietro. È la strada giusta anche questa, alla fine. Io vedo luci, vedo occhi rossi ovunque. Credo di essermi innamorato. Ora. Sento dei passi. Ok. Oddio! Ok, cosa devo fare? Dove metto la vernice? Metti più ansia tu che il gioco in sé. Lo so. Devi sporcare il bagaglio del piumino e poi... Il bagagliaio del pulmino. Come cazzo? Il bagaglio del piumino. Perfetto, ragazzi. E poi aspettare che Filippa lo apra. Il bagagliaio. Ci penso io. Quindi devo aspettare... Ma lei non si dovrebbe addormentare, teoricamente, una certa. Filippa non è narcolettica. Filippa per gli amici Pippa, sì. Ha questa forma a pera caratteristica della suora. Non voglio assolutamente insultare le pere. La cesta dei panni. Ma allora sporco la cesta dei panni o sporco la suora e il bagagliaio della suora? Capitemi, cosa devo fare? Un art attack? Ah, ecco cosa vuol dire, adesso lo sappiamo. Devi aspettare che si addormenta. Fai tutto. Sì, inizio. Un Pollock moderno, vado lì. Ruba la chiave mentre dorme. Quello l'ho capito. Ok. Filippa è andata via. E io sono solo. Forse non doveva andare via. Non si apre. Può aprirlo solo Filippa. Allora, quindi direi che questa roba qua la possiamo lasciare qui. Perché a me serve... La posso usare di nuovo, vero? Oh cazzo. Nascondere. Calmi. Ok, sta tornando il furgone. Magari ci va di culo il furgone tira sotto... Filippa tira sotto Matilde. Prova a rubare la chiave da Filippa quando dorme. È quello che voglio fare, ma devo aspettare che si addormenti la signora. Non so come si fa. Devi trovare i sonniferi. No, ma va, si addormentava da sola. Si metteva lì sulla sedia a fianco e andava giù secca. Dobbiamo aspettare, però devo capire quando lo fa. Lì c'è una cesta imbrattata? Vabbè, senti. Un pisolino. Perché è notte fonda ormai? Queste non dormono ormai. A una certa età non dormi più. Fine. Finché poi non dormi per sempre. Canta la ninna nanna. Eccola qui. Vito? Cerbottana. C'è una cesta dietro di te. Sì, ma la cesta dietro di me funziona? Va bene anche quella, se sporca anche quella. Ma io sporco, ma sporchiamo tutto. Che cazzo ce ne frega. Eccomi, sono qui. Dov'è? Dov'è quell'ansia sociale chiamata Suor Matilda? Perché sono altissimo adesso? Allora, prendiamo su questo e sporchiamo. Non vi è più. Ma dove cazzo... Ah, no, sta roba la voglio chiusa perché mi mette ansia. Sta porta.
Fuori non c'è nessuno. Dov'era il cesto da sporcare, ragazzi? Siete bugiardi. Allora, facciamo una roba. Minchia. Inizio a pensare che effettivamente io sono il villain, perché se getto via le cose con tale rabbia, vuol dire che ho proprio un rancore dentro. E soltanto un super cattivo può portare. Permesso. Sta arrivando, sta arrivando. Attuiamo il piano. Via. Ora, mo, mi nascondo di nuovo? Non c'ho voglia. Nascondiamoci. Aspettiamo, vediamo che ha fatto Suor Filippa. Tira il ballattolo in testa a Suor Filippa. È geniale! Sì, ci possiamo provare. Non credo gli faccia nulla, perché sono protette dalla chiesa e da Dio, ma vediamo. The Chant, bravo, brava Erika. Dopo lo guardiamo insieme il trailer. Ho visto e ci stiamo pensando. Però devo uscire un po' di roba, quindi... E ragazzi, purtroppo alla fine dell'anno tutti i giochi escono insieme, si intrecciano, quindi bisogna cercare di capire quale sia il migliore. Eccoci. Al passo pesante. Il sorriso di una che deve svenire. Che faccio? Sporco quella roba lì? Come futo? Adesso ditemelo! Datemi la risposta! Vado! È una pessima idea, pessima! Suor Filippa! No! Suor Filippa, si fermi! Sister Madeline! Un vandalo! Ok, oddio! No! Dov'è? Che? Have you heard my children go downstairs? Excellent. You'll be in there soon. I can hear your parents crying from here. Don't worry. I'll take care of you as you deserve. Senti i tuoi genitori piangere da qui. Ma allora abbiamo dei genitori. Vedete, c'è sempre un lieto fine. È un po' impossibile, eh? È un po' impossibile, eh? E vaffanculo. Ok, calmi, calmi, buoni, buonini. Ma non è possibile, non è fatta così strutturalmente la casa. C'erano le scale per salire. C'erano le scale per salire qui. Ma come cazzo è successo? Ma c'erano le scale per salire... Qua. Ah, vedi. Ok, devo tornare dove sono morto. E chi ci vuole? Non vedo. Per di qua, via. Ma non è che c'è la quest da attivare. Ma c'è pure una quest da attivare? Eccoci. Suor Matilda! No, vabbè. Suor Filippa. Mi confondo, ragazzi, sono molto simili. Aspetta, però. Magari si gira. Ok. Sento anche l'altra, eh. Dov'è che sono morto io? Sento anche l'altra. Eccola lì la vernice. È fluorescente. Ragazzi, questa non dorme. Io non so come cazzo fare per far sì che si svegli. S'accasci a terra. Devi solo aspettare che si addormenti. Sì, ma non ho tutta la cazzo di sera. Mi rompo i coglioni a una certa. Capisco che ormai il pro gaming si basa anche sull'aspettare. Ma si affaticherà prima o poi la signora, no? Quanti turni deve fare? Ah, aspetta. Si è addormentata, credo. Però c'ho l'altra stronza di là, perché la sento. A meno che... Filippa non si sveglia solo sulle... O sei infastidita? Cristo, mi sto cagando addosso. Ma va a cagare! Ce l'ho le chiavi? Ma mi ha preso le chiavi? Sporca la cesta. Ma devo sporcare la cesta o prendere le chiavi? Ma ragazzi... Ma ragazzi... Ma devo prendere le chiavi della suora o no? Non ha le chiavi. Ma allora... Ma allora...
E come fa ad aprire quel lucchetto lì? Si è carvata le unghie a forma di chiave cisa e apre così con l'indice? Gli anziani i loro segreti. La guerra li ha plasmati. Perché ci ascolti? Fate voi. Siete voi che l'avete giocato in tutte le forme, in tutte le salse, in tutti i luoghi. Sul cesso, sotto le coperte. Con i PC, senza il PC, con i PC di qualcun altro. Devi sporcare i vestiti quando salgono. Quando salgono da dove? Hai tempo perché... non lo so. Sormati. Sorfi. Questo. Ma va a cacare. Oh no. Ok. Sono diventato un meccanismo. Un ingranaggio del sistema. Dovrei aspettare che rifasse il giro. Quando se ne... Se poi vuoi rubare il furgone mentre dorme, ma non penso che abbia le capacità di guidare il protagonista, la protagonista, quello che è. Poi è donna. Cioè, nel senso, magari anche bionda. Ragazzi, le chiavi prendile quando sta camminando. Non la zoppo prima? Sporca la... Mi sbaglio, è finita la vernice? Come è finita la vernice? Non è infinita? Non è, la vernice non è infinita. Ragazzi, ci sono verità assolute. Aspetta, sta tornando. L'uomo sa fare una cosa sola, le donne sono in grado di fare multiple cose. E poi ci sono alcune donne che invece... Mo? No, questo continua a... Sai che di vernice? Ma che cazzo di... Ma perché vi dovete far preoccupare? C'è la vernice, c'è la... Filippa, però, entro oggi. Su, Filippa. Dai. Oh, pop, pop. Dov'è? Filippa. Che palle. Che palle. Passo per passo, filo per segno. Chi ha già giocato il gioco, cosa cazzo dovrei fare? Perché io mi dici di sporcare la cesta. E beh, non si sporca. Magari così. Lascia cadere l'oggetto per prenderne un altro. E quindi no. Bene, buono. Vedete? Sono capace. Che è stato? Qua non posso infilare la vernice qua dentro perché non ci sono proprio i vestiti. Può aprirlo solo Filippa. O io apro Filippa. Sporca la sedia dove dorme. Ma perché no, dai? Così almeno ci lascia un'impronta. Ecco fatto. Oddio, non è che poi si spoglia Filippa per lavarsi i vestiti. Perché non mi interessa. Lo diceva anche nella Bibbia, però. Prima si era sporcato il furgone di chiazze di giallo. Ma sti cazzi? Ci sono dei lamenti di sottofondo, sì, ci sono dei bambini che piangono. Ma in tutto ciò? Eccola, sta arrivando. Bene. Bene. Allora, mi nascondo. Non posso... No! Non posso mettere in pausa quando sono nascosto. Aspetta fuori accovacciato. Ma come aspetta fuori? Sporca il parabrezza mentre... Ok, Filippa se ne va. Come cazzo hai fatto? No, aspetta, 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 aspetta. Ma come ha fatto? No, 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 no. Madonna, Indiana Jones. Chi è? Oh, 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 oh. No, ragazzi, no. Ma come ha fatto a vedermi? Ero solo un arbusto. Ah, ero solo un piccolo problema. Ho perso il cappello comunque. Si è chiusa la porta, mi ha tolto via il cappello. Dino, sei scarso. Mai visto cosa ho appena fatto? A me sembra diversa la situazione. Nel dramma, la proaggine. Nella sfiga, la fortuna. Sono come Nathan Drake in Uncharted. Causo io il problema, ma poi lo risolvo. Per me, gli altri muoiono in un domino di effetti collaterali, ma io mi salvo. Dino, tra la cesta e la scala c'è un pulsante. È il pulsante per aprire e chiudere la Claire. La Claire. Allora, devo macchiare le ceste appena le carica, quindi aspettare fuori. Ma l'ho già fatto, non è successo un cazzo. Il parabrise o la cesta devo sporcare? Cosa devo sporcare? Io sporco tutte e due. Sporchiamo tutto il cazzo di furgone e via. Tanto, ragazzi, staremo qua mezz'ora, io ve lo dico. Abbiate pazienza, perché io non ne ho.
quando dorme, speriamo, aspettiamo che dorma. Il fatto è che questa ha, ha veramente, non, non so dove siamo, ma non penso che siano legali questi turni, perché ha 5 secondi di pausa. Questa va giù secca, suona la campanella e si risveglia. A volte si addormenta con la sigaretta accesa. Ok, penso stia arrivando. È vero. Ora, aspettiamo che si... E a quel punto agiamo nell'ombra. Aspettiamo che si addormenti. Quando colpisco? Quando si sveglia, apre il bagagliaio. Ok. Io sporco il bagagliaio. Ma imbratta tutto che te frega. Ragazzi, decidete. Allora, c'è una roba. Sono 4-4. È già sporco tutto! È già sporco tutto! Ah! Ok, l'ho sporcato di qua. E quindi? Che ha preso? Un'altra cesta. Perfetto. E poi che fa? Devo capire, devo capire. Ah! Oh! Aspetta, scusi! Sister Madeline! Sister Madeline! Oddio! No! No, 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 fermi, fermi. Errore, errore. Mi sto... oh mio... No, di nuovo. Aspetta! Ragazzi, non ci ho capito più niente, va bene? Non ci ho capito più un cazzo. Preso dal furore, ho lanciato la vernice addosso a sua Filippa. Ah, esce il comando, devo premere E, non devo lanciare la vernice? Ma Cristo santo. Quindi mi devo avvicinare e schiacciare E al bagagliaio, alla cesta. Dietro al van può eseguire un'azione. Ma perché non me l'avete detto prima? Sarebbe stato molto più facile. Nel dubbio hai fatto bene, sono abbastanza sicuro. Vabbè. Per Frodo. I hope your body can withstand this punishment. Otherwise I'll have to bury you. Un dentista? Non glielo passa la chiesa. Mi fischia l'orecchio, sto morendo, sì. Dalle un bacio, ci ho già provato. Non risponde alle mie avance. Destra. Di qua, dovrei aver aperto lo shortcuts. Giusto. Ditemi di sì, vi prego. Non mi ricordo... No, non l'ho aperto... Di là. Ma certo. Che è stato? Sta restaurando la sua, sta spostando la mobilia. Allora, qua dovrei averlo aperto. Esatto, ok. Ci siamo tolti un peso infinito. Enorme. Guarda chi c'è lì. Suor Filippa, papà. Buono. Ora, prendiamo sta cazzo di vernice. Oh oh. Ho sentito dei passi. Ok, Suor Filippa se ne va. Dov'è la vernice? Ah no, è vero, ho scagliato la vernice in una crisi, in un raptus d'amore. Sì, vabbè, vai, chiama la madonna. Sì. Dov'è? Ma porca... Dove, ragazzi? Calmi! Lo so cosa devo fare adesso, mi serve la vernice però, non trovo più la vernice. Dove cazzo è la vernice? Dove è finita? No, ragazzi, è dentro il cesto, ragazzi, guardate, vedete i vestiti? C'è una roba che luccica, è finita dentro il cesto, come faccio? Come cazzo faccio? È finita dentro... No, non è sulla grata, è dietro la grata. No, ragazzi... Chiedo a Suor Matilda, mi dà una mano? Ultimo giorno, Dino. Grazie, mamma. Ah, ok. È un gioco. Fatto bene. Aspettiamo qua 40 minuti. Ma quanti finali ci sono a voi che avete già concluso il gioco? A voi perdi giorno, con affetto, 25, 5,
Seriamente, Zach, o è sparata a caso? 5? Minchia. E quindi finora abbiamo fatto 1. Adesso quello del furgone sarà il secondo. 6. 7-6. Che cazzo vuol dire 7? 7,5. 7 negativo. 9,2. Perfetto. 500. Vabbè, non chiedo più un cazzo. No, seriamente, dai, veramente. 666, ci posso credere. Altissima, finlandese la ragazza, una ragazzona. 6? Lella, mi fido di te, se è una bugia. Suor Filippa me la ricordavo diversa. Guarda come cooperano. Però adesso il problema qual è? Il problema qual è? Questa canticchia, l'altra se ne deve andare, sennò io non posso fare un cazzo. Ho il pieno controllo delle mie facoltà. Ma non sta cantando Filippa, sta cantando Matilda. Ma allora ha veramente una dote. Benissimo, benissimo, incredibile. Buono. Siamo al secondo cesto. Mo devo aspettare che se ne vada. Serve una chiave! Ma che cazzo, ragazzi? Serve una chiave per aprire la cesta! Ma dov'è la chiave per aprire la cesta? Chi è Filippa? Filippa è l'altra. L'uno e lo zero. Filippa è zero, Matilda è uno. Poverina, Filippa non è zero, va bene, ha le sue difficoltà. Sotto quella cesta? Ma come? E quella in basso alla cesta? Del furgone? Non ce l'ha lei, perché lei non c'è. La chiave ce l'ha addosso lei. Ma non è vero, perché mi sono avvicinato e non è uscito niente. Ma come ce l'ha Filippa? Andiamo a morire. Ah, sta dormendo. Ma Cristo, può aprirlo solo Filippa, 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 Filippa. Ragazzi, non ha la chiave. Avete visto che non ce l'ha? Va bene, si moltiplicano. Cos'è successo? Non lo so. È dall'altro lato. È dall'altro lato. Come, la chiave sta da un'altra parte? Non è un inventario, no. Cioè, ho soltanto tab per aprire le missioni. Aiuto! Aspetta! No! Che è successo? Che è sto scambio di intenti? Fermi! Ma... Suora! Ma aspetti! Oh, cazzo! No, ma chiuso fuori! Fermi, no! Oh, cazzo! Eagle Junior High School with good girls and boys. No, questo l'ho sentito, Prova in modalità stealth. Ah, che meraviglia. Adesso sì, che abbiamo un bel sorriso. A prova di Suor Matilda. E ricominciamo da capo, ma tranquilli, non abbiate paura. Perché se io faccio continua dovrei teoricamente continuare. Allora, adesso io qua mi incazzo, perché qua mi dice segni un castigo e lavora in lavanderia, bla bla bla. Io non riesco a capire come cazzo risolvere questo enigma che mi perseguita. Continua. La cosa positiva è che perlomeno possiamo ricominciare dalla parte, la seconda parte, quando abbiamo sbloccato lo shortcut. E questo mi ha aperto la fontanella, sì. Ma io non ho mica capito. Sotti, grazie mille per 11 mesi. Blablabla. Vediamo su internet. Noi siamo internet. Noi diamo la soluzione. Sto schiacciando tutti i tasti di cui dispongo. Immaginate la mia scrivania come anche un organo. Un organo, scusatemi, in tema appunto con quella che è la chiesa. Io ho i tasti anche sotto. C'è una tastiera sotto i miei piedi. Suono pure quella.
E vabbè, e niente, insomma. Ok. Madonna. Ok. Ci siamo. Ci siamo. Ok. Zitti. Zitti. Dov'è? Qua. Zitti. Zitti. No. No. Fermo. Ferma. Da dove proviene? Perché continua a svincolarmi? Si faccia i cazzi suoi, suora! Madonna, suora! Troppo vicina! Aiuto! Ok, con calma, con calma, con calma, con calma, con calma, con calma, con calma. Scendo. Non si scende da qui. Con calma, con calma, con calma, con calma, con calma. Ah. Va tutto bene. Conosco, ho il Matrix dentro di me, io vedo gli 0 e gli 1, riesco a leggere i movimenti che farà la suora, l'intelligenza artificiale della suora. Ogni suora appunto è dotata di un'intelligenza artificiale. E quindi insomma, ho sbagliato. Voilà. Presto, presto, presto. La safe zone. Ok, sì, vabbè, ormai definiamo la safe zone. Qua potrei forse aprire tutti gli shortcuts, però ancora non ho mica capito come cazzo fare. Per interagire con la suora devi avvicinarti mentre dorme da in piedi. Ah, ma vaffanculo, ma scusami. Allora, mentre dorme da in piedi, o per lì ho pensato che intendessi dire che la suor Filippa è tipo i cavalli e dorme in piedi. Però no, a quanto pare intendi che io in piedi devo avvicinarmi a lei e mi fa, a quel punto mi fa l'interazione. Ma che stronzata, ragazzi, però. E scusatemi, 1-4-4 va strisciando. Cioè, io solitamente mi sono sempre avvicinato alle suore 4-4 in silenzio. Chi c'è? Voilà, apriamo quella. Ia. Apriamo quella porta lì. Io posso tutto. Mi sono chiuso fuori aprendo la porta per entrare. C'è un casino, vabbè, poi ve lo spiego. Qui dentro c'è il maniaco che ci fissa dal gabbiotto, che penso e spero sarà un DLC quello. Come fai a ricordarti tutto? L'ho fatto solo troppe volte. Dov'è la chiave? Vai di qua. Dov'è la chiave? Dov'è la chiave? Ok, ok. Stiamo calmi. Stiamo calmi. Ok. E che mi serve questa? Non mi ricordo più. E che cosa ci faccio io con questa? Che cazzo ci faccio io con questa? Che diavolo ci faccio io con questa? Ah, la scuola d'arte. No, no, no. No, no. Permesso. Permesso. No, no, ma che ansia, ma siete fuori. Io lì non ci torno. La prima zona di questo gioco, secondo me, è la più spaventosa. Perché sono tutti corridoi stretti e lei corre. Corre come un dalmata con la saliva. Apri sta cazzo di porta. Con la schiuma alla bocca. Non ce la faccio. Dovremmo andare di qua, se non sbaglio. L'hai fatto 800 volte e non ti ricordi. A mia difesa. I'll break your brains if you don't stop. Ti spacco il cervello se non ti fermi. È esemplare. La cattiveria, la voglia. Perché mi sono infilato di qua? È palesemente sbagliato. So dove è la suora. Posso fare il giro. Che idea del cazzo, che idea del cazzo, che idea del cazzo, che idea del cazzo, che idea del cazzo. Sta salendo? Sta arrivando. Merda, 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 merda. Porta tanta fortuna, dicono, per questo lo ripeto. No, 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 no. Eccolo, è andata via, è andata via. Sì,
Madonna, suora! Suora, che cazzo fa? Suora, no! Suora, scelga. Ok. Bussa via. Ok. È andata? Credo sia giù. Ok, è giù. Ok. Scuola d'arte. Scuola d'arte. Ok. Easy. Buono, è andata da suora Philadelphia. Adesso noi andiamo dritti alla scuola, alla classe d'arte e ce la facciamo. Allora, però non mi ricordo dove cazzo è sta... Che due coglioni, che due... Qua! Incredibile! Mia! Formaggino, ok? 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 Perché sono qua? Sì, è qua. Non lo so. Sì, sì, è qua. È un po' contorto, ma è qua. Oddio, non mi ricordo più che devo fare. No, ragazzi, è impossibile. È possibile che io sia fatto così. Ok, adesso abbiamo la vernice. Dov'è? Ah! Ma che è? Ma vaffanculo, suora! No! È qui! È qui! È qui! È qui! Il posto dove io... Aspetta. No, l'ha visto. Se fai cadere quella vernice te la farò bere tutta. No, mi serve! Oddio. E che cazzo? Ma dai, Dino, ma che c'entro io se questa qui ha la capacità di veicolare, si muove. Questa è capace, ragazzi. Che poi tutto sto casino per la vernice che poi alla fine non serve a un cazzo, cioè. Parliamone. Allora, io faccio tutto il giro, a sto punto, perché è più sicuro. Passo da qui, guarda. Fanculo. Ah! Qui apriamo. A posto. Questo è mio. Ci siamo. Ma torniamo dall'altra parte. Io confondo i passi di Suor Filippa con i passi di Suor Matilda. La signora deve dormire. Se io aspetto qui, sono abbastanza sicuro. Abbastanza sicuro che la signora collasserà dal sonno e io potrò avvicinarmi. Quindi mi avete detto che devo approcciarmi alla vecchia da in piedi. Un verbale di polizia. Si approccia alla vecchia da in piedi. Tende la mano verso e deruba, e la deruba dei suoi averi. Stop. A capo. Eccola lì, la vedo. Poi? Dai, ma porca puttana, ma ragazzi, ma non c'ho tutto, non c'ho tutto il giorno. Figa, è lungo. E se n'è andata, se n'è andata, se n'è andata. Ma dobbiamo aspettare che rifaccia il giro. Guarda dov'è. Sta facendo tutto il giro con la col camioncino. Incredibile però, eh. Proprio sembra una città viva. Non diciamo vecchia? Va bene. Ragazzi, non so, avete qualcosa da raccontarmi? Ma scusi, ma ci sarà qualcosa che posso fare nel mentre? Perdonami. Ci sarà qualche altra cosa che possiamo fare? Cioè, è possibile che adesso io devo rubare le chiavi a lei per aprire la cassa, sporcare di vernice i panni? Per poi non si capisce cosa tenere, perché io potrei infilarmi tranquillamente dentro il furgone. Ah no, forse lei tira fuori i panni, quindi si crea lo spazio perché mi ci infili dentro io. Ma non è che poi magicamente lei mi rivede lì, tipo Tetris, dentro il furgone? Non ti scordare la vernice. Cos'è? Un testo di una canzone... Una canzone italiana? La metto qui, guarda. Non ci si può scordare. Questo è il seguito. Help. Scrivo subito.
Vabbè. Ah, le porte mi spingono. Mi sportano, stavo dicendo. Ci sta ogni tanto a chiedere aiuto, dici Daxin. O sporcare una vecchia, cosa intendi? La campana suona quando il montacarichi della lavanderia porta sui vestiti. Se poi... Scusate, se porti dei vestiti molto sporchi in lavanderia, ci vorrà almeno una settimana per lavarli. Vabbè. Dino, vai fuori e aspetta il furgone. Perché cazzo devo uscire? Ma non viene lui il furgone? Non vi è. E che serve uscire e aspettare il furgone, ragazzi? Eccolo, sta arrivando. Ma è incredibile. Ha funzionato. La suora è qui. Dove vado? Fermi. Senti. Senti. No, ragazzi, sta venendo... No, sta rompendo i coglioni. Sta facendo gasolio? Micchia. 2,50 al litro. Ok. Ok. Uno spiraglio. Ma è più tecnico di Counter-Strike. È più tecnico di Rainbow Six Siege. Guardate che roba. Nascosto dietro la mobilia a sparare a una suora. È proprio come quei giochi lì. Violenti. Non serve aprire la cesta con la chiave. No, allora, adesso basta. Adesso basta. Adesso basta. Se, e dico se, un uomo, no scusate, se dentro la cesta, cioè dentro la macchina, questa è la macchina, questi sono gli sportelli, c'è una cesta con un lucchetto, io non posso farci nulla, mi sa che devo aprirla così che posso buttarci la vernice dentro. Devi bruciare il foglietto. Quale cazzo è mo il foglietto? Per aprire la cesta devi aspettare che dorma. Per aspettare che dorma devi piantare il seme. Io l'ho giocato e per questo finale non ti serve, Dino. E ho capito, ho capito. Ma sul telefono o su PC? Perché magari è diversa la versione. Devi prendere una chiave. Ma è la chiave che... Oh, sentite, basta. Non mi fido più, ragazzi. Perdonate. Con tutto... Non è... Cioè, nulla di personale, ma è colpa vostra. Però entro oggi... Adesso scivola, sviene di testa. Colpisce il... Aspetta. Ok, forse ci siamo. Adesso si fa la dormita. Si fa la ronfata. Non facciamoci vedere, però. Have I presented you with my hammer? Ma che cazzo è? No, ragazzi, è impossibile quello che è successo. Mi ha visto dallo spirito. Muoviti! Che? Cos'era quella sbarra nera? Al cinema. Ma come cazzo... Cos'è quel sangue lì? Oh! Oh! Ah! Oh madonna! Oh madonna santa! No, 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 aspetta, 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 aspetta! Aspetta, aspetta! Ah! Ma come cazzo ha fatto? Ho vinto. Ma va a cagare, ma che gioco di merda! Ma non è possibile, ma mi prendono in giro, ragazzi, dai! Ce l'avevo fatta, mi sono avvicinato, mancava tanto così, era uscito il prompt, prendi la chiave! Ma non ci credo! Ma non ci posso credere, ragazzi! Un Cristo dopo l'altro, e beh, è in tema. Ma è una fatica! Ha cagato il cazzo, bande bastanti. Ma chi, scusa? Aia, mi sono fatto malissimo. Ed è ban, ed è ban. Ma chi, vabbè, è incredibile. Ma ban della suora? Report suora, sì. Nel furgone c'è una cassa chiusa a chiave. Interagisci e sporcala con la vernice. Quando la Filippa si sveglia, ti sblocca la cassa e poi... Ah, ma allora... Dove ho lasciato la vernice? Quindi lei mentre fa sta cacata apre quella roba lì. Ah, vedi? Ma vaffanculo, ragazzi, dai però. Adesso questa va a dormire. Dove va? Filippa, dove va? Ah, se ne va. Perfetto. C'è un modo per triggerare, per far sì che il furgone... Che il furgone venga prima? Ho capito, ragazzi. Finalmente ho capito. Perché finalmente qualcuno me l'ha spiegato. Finalmente ci siamo.
Come faccio ad attivare? Metto a fare stop. Ogni tanto vedo degli occhi rossi. Ma basta. Guarda, c'è un modo per triggerare la cosa del furgone? Devo aspettare ancora un quarto d'ora, perché ragazzi veramente non ce la facciamo più. E tra l'altro sta per finire. Non abbiamo tempo. Dobbiamo muoversi. Voglio almeno fare l'altro finale, quello del furgone, per poi fare gli altri, perché a quanto pare ce ne sono altri. E mi piace sta cosa, ma voglio farli. Lì c'è un tizio dentro quel cassonetto lì. Perché? Chi è? Cosa vuole da noi? Nella prossima puntata di Suor Filippa. Come facciamo? Laundry. Dai però. Vestiti pronti? Ma scusa. Ma scusa, ma c'era il campanello per farla arrivare? O per farla svegliare? Ma come? Fai una live di 100 giorni, subito. Tanto voglio dire. Che vuoi che sia. Ormai ho il buco del culo incollato alla sedia col super attack un altro po'. La pelle della mia sedia non è più la pelle della sedia, è la mia pelle. Non so se mi spiego. Devi sporcare il bagagliaio in alto a sinistra. Esce sporca uniformi mentre lei dorme e poi te la sblocca. Ma no, ma lei, ho visto che lei quando... O era un grizzly o era Suor Matilda. Qualcuno sta piangendo. Ah, facciamo una roba. Apriamo anche di qua. Spavento, no. Chiudiamo di qua. No, mi sto cagando addosso, ragazzi. Non so cosa... Sto sentendo suoni che prima non c'erano. Oh, Cristo, sta... È sopra. È al piano di sopra. È al piano di sopra. Fatemi nascondere subito. Cristo è arrivata adesso. Tu dimmi, ma lo fanno apposta, ragazzi. Lo fanno apposta. Adesso sta arrivando Suor Matilda nel mentre che c'è Suor Filippa. Tutto il mazzo di carte, collezionali tutte. Come faccio? Comunque sono 4 i finali totali, grazie, Breen. Appena parcheggia, nasconditi fuori, dal lato del furgone. Ma mi vede, ma ha visto l'altra volta. Aspetta, facciamole mettere una cesta, poi esco. Chi se ne frega di Suor Matilde, non ce la faccio più. È a sinistra, è esattamente fuori. Ragazzi, è infattibile così. C'è sempre qualcosa che mi impedisce di... Sì. Che vuole? Che schifo! Che vuole? Che hai fatto? Allora, non serviva la chiave, magicamente. Adesso? È adesso? È adesso? Cazzo fa? Non ne ho idea. Beh, ma adesso che io ho sporcato i poveri vestiti di sta povera suora, che è l'unica che non ci fa del male. Non è che ci vuole bene, che non ci fa del male. Questa è la nostra vita, siamo arrivati a questi livelli. Ad apprezzare chi non ci ferisce, non chi è al nostro fianco. Chi non ci ferisce, rendetevi conto ormai che cazzo di vita è la nostra. Porca troia, adesso cosa devo fare? E poi ti nascondi nel furgone. Ma cosa? Qual è la logica della sporcata i vestiti? Perché lei li tira fuori per pulirli? No, si è traumatizzata. Sta scappando via. Aspetta che Filippi sblocchi la... Aspetta. Sta andando tutto male. Oddio. Devi rifare tutto. Non può nulla, non può.
Incredibile. Un parto. Ok. In sostanza lì dentro ci sono vestiti sporchi che ci vuole almeno una settimana, così facendo ti ci infili tu lì dentro. Ah. Mentre dormina Dino, poi si sveglia e te la sblocca e poi sali dentro. Cioè, quindi adesso io gli ho sporcato i vestiti, ma lei si addormenta e io salgo dentro perché si addormenta. Non ha senso. Non ha un senso logico. Vabbè, adesso mi infilo. È semplice, Dino. No, perché non sto capendo la dinamica. Nessuno mi sta spiegando dall'inizio alla fine la dinamica. Mi state spiegando solo la fine o l'inizio. Al centro non sono Poirot. Io non ho la minima idea di che cazzo state dicendo. Vado ora o tacio per sempre? Non possono incrociarsi le due suore. No, si incrociano. A volte non ti fa entrare. Deve dormire. Quando dorme mi insinuo. Ma adesso mi ha sbloccato. La musichetta c'è stata, quindi qualcosa ho fatto. Un passo avanti l'abbiamo fatto. Ce la faremo, porca puttana. E c'è ancora quella lì, Madonna, il Cristone. Mamma mia, non ce la faccio più. Quando dorme Filippa al cinema. Devastala. Ho capito. Si è addormentata. Il problema qual è? Vuoi veramente saperlo? Beh, è l'altra. No. No, ragazzi. Dove cazzo sono? Non si può, ragazzi, non si può. C'è, capite dove sta il problema? Non mi ha visto. Aspetta che Filippa si blocca. E perché? E che cazzo? Ah, perché adesso lei dice aspetta, c'ho ancora un vestito da pulire. Ma certo, ora ho capito, figa. Per favore, veloce. Filippa, veloce, per favore. Per favore, Filippa, per favore. Sei la mia unica speranza, Filippa. Filippa ha aperto la cassa. Mo? Ma non ha senso tutto ciò. Non potevo semplicemente nascondermi quando non c'era il cesto. Perché cazzo? E adesso dove l'ha messo quel cesto lì? Non voglio neanche immaginarlo. Non voglio neanche immaginarlo dove è inserito. Non ha senso. Vabbè. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto. Ma con che faccia? Comunque una maschera quella, non è? Adesso, qual è l'altro finale, però? È stato inviato un messaggio col montacarichi della lavanderia. Sta dormendo. E cosa vuol dire, mo, che è stato inviato un messaggio con... Ma non ho capito. La campanella, ma col cazzo che esco? Perché devo uscire? Tanto mo prende la macchina e se ne va. Ti chiedono aiuto dalla lavanderia, possibile? Ma lo ritrovo quel messaggio lì? Sotto la tua cassa c'è un cassetto dove mette la roba. Non ha senso. No, non premo E. Non premo E. Se vuoi premo esc. Rimani dentro, sì sì. Sono la luce che abbaglia Mr. Bean, avete presente? Stai fermo che è meglio per tutti. Scappa. Buono. Devi svegliare Filippa lanciando il barattolo di vernice sulla campanella. Mischia, ma che cazzo è? James Gunn. Il nuovo Avatar. Fanculo sto gioco, Luca. Grazie. Davvero, grazie. Grazie.
Però pensaci, non dovrebbe essere per persone dai 15 in su. Come cazzo ci arriva che deve fare tutte ste mosse? Infatti ci arriva chi è qui dai, esatto, non dovrebbe essere per persone dai 15 in su, dovrebbe essere per persone dai 15 in meno, perché chi c'ha 15 in su non ci arriva cerebralmente. Come devo suonare la campanella? Io non voglio andare fuori a suonare la campanella, ragazzi, perché sono sicuro che l'esatto secondo in cui tiro fuori il culo dalla cesta questa si sveglia. Sono sicuro. Filippa Sound, sì. C'è chi ascolta il canto delle balene per addormentarsi e chi ascolta Filippa, il respiro selvaggio. La suora dorme tutta la notte, ma guarda caso, prima si svegliava ogni 5 minuti, ma andate. Come forse se lanciassi qualcosa. Ma porca di quella puttana. Adesso io mi incazzo. Non è giusto, tutto ciò non è giusto. Nascondi! Oh. Tutto è bene, quel che è finito bene. Attenzione, si accorge che qualcosa non va. Adesso prende la cesta dove siamo infilati noi, con i suoi possenti avambracci, è in grado di sollevarci. Ci mette dentro la centrifuga della lavatrice e poi sono cazzi nostri. E così ci scappa il morto. Suor Madeline è pure svenuta, cioè, io, ragazzi, questo è il finale. Cioè, rendetevi conto, io che riesco a scappare dalla nostra prigionia qui al campo estivo, dalle suore, e non solo. Suora Filippa ammazza Suor Matilda a colpi di furgone. Cioè, ma dove vogliamo andare? Questo è proprio la musica che vogliamo sentire. Vediamo se adesso c'è il cadavere di Suor Matilda a 5 di spade per te. Ditemi di sì, ditemi che è stata stampata. Guarda, che meraviglia! Che meraviglia! Che meraviglia! Grazie, ho i brividi. Ho i brividi. Madonna, sì. Che ricordi, però, eh? Non voglio lasciare sto posto. C'è sta musica da Schindlerlist, quindi ho il presentimento che qualcosa andrà male. C'è di Suor Matilda che corre velocissima così. Passa attraverso il cancello, neanche lo apre, proprio si smembra e si ricompone dall'altra parte. Terminator 3. O era il 2, forse il 2, era il 2. Demaisir, grazie bestia, sto piangendo, anche io. E questa è l'opera che ha poi ispirato Dante Alighieri. Ci siamo bestiacce, abbiamo concluso anche questo finale, in tempo tra l'altro, però ne mancano altri. Quali sono gli altri? Clandestino, scappa nel furgone senza farti vedere. Scappa dalla porta principale senza mai attivare l'allarme, non ci tengo. Scappa dalla porta principale in modalità estrema, no. Scappa dalla porta principale senza mai essere visto. Insomma, scappa. Gli obiettivi sono disponibili nel futuro aggiornamento. Ma... ah, quindi questi proprio non ci sono. Perciò tutte le 20 fiammelle da accendere è impossibile farle finché non mettono gli aggiornamenti. Beh, però, ragazzi, abbiamo fatto... no, sto dicendo, abbiamo fatto tutto, invece un cazzo, tutto chiuso. Chi l'ha visto? Scappa dalla porta principale senza essere mai visto? Scappa dalla porta principale durante il primo giorno in modalità difficile o estrema. Vabbè, ma ste robe qua non le facciamo che sono una rottura di coglioni. Ho letto dittatore, invece è dirottatore. Scappa nel furgone durante il primo giorno in modalità difficile. Pilota provetto, scappa nel furgone in modalità estrema. Esibizionista, scappa sopra il furgone? No, questo va fatto. Ma penso anche che sia facilissimo. Basta salare. Basta saltare sul ponte, no? Dal ponte che c'è sopra. Ma come? Non si può saltare nel gioco. Nudo è un plus. Se riusciamo, quindi, esibizionista, scappiamo sopra il furgone, sul tettuccio del furgone, lanciandoci dal ponte, nudi e perfetti. A quel punto abbiamo fatto il nostro obiettivo. Ottimo. Vedi, raggiungi il ponte. Secondo me dal ponte si può buttare giù. Perfetto. Perfetto. La prossima volta, ragazzi, sarà fatto. Procedere? Sì. Ah. Aspetta che si rompe internet, come al solito. Eccoci qua.
Voi non avete idea della soddisfazione che è quando si chiude il gameplay, l'OBS in generale, si vede proprio che si distrugge tutta quanta la struttura della live. Io vedo il gioco, voi non lo vedete, o forse sì, non ne ho idea, vedo il gioco che si rimpicciolisce, poi si storta e poi sparisce, la webcam che diventa grande, piccola, poi va al suo posto, cioè è una roba allucinante, proprio si smaterializza, si crea qualcos'altro. E io sono sicuro di essere intrappolato lì in quel frangente di transazione tra le due scene, io sono intrappolato lì. Sì, sì, fa proprio... E poi non si capisce un cazzo. La live sul folklore quando la farai? Quando avremo tempo. Quando avremo tempo. Nel mentre, musica. Musica. Ragazzi, per chi non gliene frega più un cazzo e non gli interessa delle chiacchiere finali, buonanotte, è stato un piacere, ci vediamo alla prossima, sappiate che mercoledì c'è God of War, domani c'è il gioco con Andrea che si chiama Nostalgaia, vi invito ad iscrivervi dappertutto, abbiamo il nostro YouTube, Twitch, cazzi e mazzi, lo sapete, invece per chi vuole restare con noi, grazie per la considerazione, non fa mai male. Ora, musica. Venerdì cosa vogliamo portare? Non lo so, pensavo a un antipastino, poi seguito da un primo abbondante. Io direi che è giunta l'ora di fare su Discord, iscrivetevi a Discord, sul nostro Discord, che è completamente gratuito, di fare una sezione dedicata ai consigli dei giochi, quindi fare una specie di consiglio dei giochi, cioè nel senso, vi parliamo di giochi, eccetera, bla bla bla, news su videogiochi, eccetera. Facciamo anche una sezione consiglio dei giochi, là ci consigliate i giochi, così a fine live vediamo i titoli, clicco sui diversi link, bla bla bla, i link sono controllati, fate molta tanta attenzione, perché noi vi teniamo d'occhio, perciò non mettete cose impure, birichini. Detto ciò, aspetta che cambio qua, ho sbagliato, ottimo, ottimo, eccoci, detto ciò, ho sbagliato di nuovo, no, non ho più, ci siamo, eccoci, YouTube, eccoci qua. Cosa volevo dire? Ah sì, postate soltanto i link dei trailer, ragazzi, non state a scrivere Dino, questo gioco è eccezionale, perché poi non lo è. Cioè, nel senso, vabbè, non state a scrivere Dino, questo gioco di qua, cazzi e mazzi, portalo per... Voi mettete il link e noi lo vediamo poi insieme. Boh, basta, perché non vi rispondiamo, non per cattiveria, abbiamo 300 miliardi di messaggi, quindi è inutile che vi facciamo anche scrivere, sprecare fiato. Tanto lo so già che il primo di voi che scriverà li fa... Dino, so che non dovevo scrivere niente, però te lo scrivo. Gioca questo cazzo di gioco! Io lo so già che funzionerà così. Lo so già. Lo so già. Serve della musica, serve della musica... Non va più internet, ma c'è la live, sì. Fermi, abbiate pazienza. Abbiate pazienza. È impossibile. E vabbè, mettiamo sta roba qui. Va. Si sente? Ottimo. Che app usi per streamare? Abbiamo OBS, ragazzi, è l'applicazione che utilizzano un po' tutti, è un programma proprietario, meraviglioso. Se no, prima utilizzavamo Streamlabs. Quanto sei alto? Quanto la gamba di un tavolo. È tutto molto... costruiscono tutto quanto a mia misura qui in questa casa, ma io sono molto piccolo. E non riesco a leggere, se voi scrivete... Quale trailer dovremmo vedere? No, non è che dovete vedere, voi dovete inviarci, se avete dei consigli di un gioco, siccome ogni sera finisce che Dino guarda il trailer di questo, Dino gioca a quello, Dino c'è un gioco che bla bla bla, piuttosto che impazzire, facciamo un server dedicato dove buttate il link del trailer del gioco o il nome del gioco, scrivete soltanto il nome del gioco e poi noi lo guardiamo. Dino, ma porterai The Ink Machine? Cara mamma, perché non mi hai chiuso in lavatrice quando ne avevi la possibilità? E non hai fatto centrifuga, 800 giri. Portami un gioco zozzo, ci abbiamo pensato. Però si può fare solo su YouTube e devo fare una caterba di editing... Per censurare, però ci ho pensato. Piadina! Rotto Valhalla.
Dino, ma il gioco della volpe? Sono tanto così. Il DLC di Resident Evil non lo abbiamo ancora portato, ragazzi, perché non sapevo della sua esistenza fino all'altro ieri. L'ho scaricato, l'ho acquistato a 20 euro, però sta uscendo altra roba. C'è Bendy and the Ink Machine, dobbiamo finire la suora, qui, come si chiama, Suor Matilda. Dobbiamo fare almeno questo finale qua, poi fare gli altri. Tra l'altro, per curiosità, quali sono gli altri finali, se lo sapete? Avete detto che sono quattro. Quindi, uno è scappare dal furgone, l'altro è scappare dalla porta principale, e gli altri due quali sono, scusatemi? Perché io non ho visto altro. Adesso dice che c'è un messaggio nel cestello della lavastoviglie, della lavatrice. Quindi, adesso ogni volta che andiamo lì troviamo quel messaggio? Dino, fai palestra, i bicipiti enormi. No, sono nato deforme. Anche io non vedo l'ora per God of War, ragazzi. Sette finali. Come? Alcuni legati... Aspetta. Alcuni legati alle morti, altri legati ai buoni. Tre finali sono di te che fai game over in diversi posti. Gli altri quattro sono di te che scappi. Una volta aperto la porta senza allarmi, una con l'allarme, una volta dentro, una volta sopra il furgone. Ah, basta? Ma che schifo. Ma no. Peccato. A 2000 sub c'è una live speciale, ragazzi, dove giochiamo a Jumanji tutti insieme. Poi faremo altri eventi. Sono due buoni e due brutti, ne hai fatti tre, te ne manca uno dove ti seppellisce vivo. Grazie, grazie, mi serviva proprio lo spoiler della giornata. Top spoiler, sì. Cosa ti sei fatto al braccio? Se posso, mi sono rotto il braccio tempo fa, ragazzi. Anni or sono. E vabbè. Bene, lo porterai un giorno in cui esce, quindi mercoledì. Mercoledì esce, Bendy. Ma prossimo mercoledì, non questo. Non esce mica il 15. Oggi è il 7. Eh sì, perché altrimenti esce con God of War. Ma tra l'altro, ragazzi, ma anche lì. Sonic the Frontier, che... Andre, fai partire un sondaggio, per favore. Chiedi se vogliono vedere o no Sonic the Frontier. Vi faccio vedere prima, mentre vi faccio vedere il trailer, ok? Ora, ragazzi, voi mi dovete spiegare una cosa, perché non puoi... far uscire un gioco il giorno prima di un'esclusiva che possa essere Sony o Microsoft e non pretendere che te la butteranno in tasca. Non è possibile, non è proprio possibile. È allucinante sta roba. Qua ci sono solo recensioni. Dammi il trailer, per favore. I trailer tra l'altro fanno schifo, sono angoscianti. Però vabbè, quello c'è. Eccolo qua. Allora, è Sonic, il famoso gioco del porco spino in 2D, stavolta però in 3D, quindi si vede la terza persona e tu puoi muoverti in questo mondo open map. Guardate che meraviglia, uscito dal più bellissimo, da questo rendering 2001, abbiamo Sonic. Io sarei anche curioso di provarlo, però il giorno dopo esce God of War, come fai? Bellissimo. Tra l'altro voi ridete e scherzate, ma negli anni 90 tutti i bambini avevano questa capigliatura e portavano quelle scarpe ed erano in grado di volteggiare e correre sopra i palazzi. Ci fu proprio una crisi governativa, cercarono di sedarli, c'erano i poliziotti per le strade. Cercate, è storia. In 3D fa cagare. Non è vero, non è assolutamente vero che il 3D fa cagare. Non è assolutamente vero. A me ispira. Sì, lo voglio, lo volete? 60%, cioè. Contenuto alcolico del 60%. Solo per mostrare il gioco, sì. Allora la facciamo, ragazzi, settimana dopo. Oppure lo portiamo venerdì. Andrea! Caro Andrea, secondo te cosa dobbiamo fare? Ci rivolgiamo a te. Le stelle, Bowen. Le stelle. Ma intanto facciamo vedere. Andrea, che dici? God of War lo portiamo, lo portiamo. Ciao David. Venerdì c'è il buco. Aspetta che voglio rompere tutto con il copyright. Andrea, preparati. Bellissimo.
mi faccia schifo. Aspetta che abbasso il volume, va. Possiamo menare a 360 gradi, come vedete. Però, cioè, cazzo, dai. Magari è figo. Magari è la rivelazione dell'anno. Abbastanza, abbastanza giapponese. Per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch e Steam. Esce per tutte le piattaforme. E non so come mai, ma immagino che non venderà un cazzo. Ottimo. Torniamo alla nostra musica. Quindi avete votato, volete questo gioco. Vabbè. E lo porteremo. Sony e le gemme dell'infinito, sì. Sono sempre più attratto dalla tua capigliatura, grazie. Ti piace come li ho laccati dietro. Io in realtà ho il codino che non mi avete mai visto dietro, ragazzi. Sette peccati capitali. Seven, l'avete mai visto quel film? Parla dei sette peccati capitali. Poi il protagonista è costretto a scegliere, perché gli ammazzano la ragazza. Spoiler. Bellissimo Seven, sì sì. Guarda il trailer di The Chant e guardiamo il trailer di The Chant. Ma l'abbiamo già visto? L'abbiamo già visto, ma rivediamo. The Chant, che sembra il nome di un profumo, di quello a 5 euro. Una bella sorpresa, dice Falconero. Quindi mi fido? Beh no, ha dei gusti di... Allora, vediamo di... questo, trailer questo qui, dai. Tu sei una tizia e finisci dentro una setta. Che è sto suono? Hey Jim, it's me, Jess. Ah, scusate, c'era la freccia in posti che non doveva stare. Il potere della fede gli ha permesso di racimolare abbastanza soldi per creare questo villaggio in mezzo a un'isola. Dove il sacrificio del sangue umano permette loro di evocare le bestie. Non lo so, io sto sparando cazzate, ma probabilmente ci azzecco. Sì, Scientology. Grazie all'usilio di droghe profonde, si entra in un sonno leggero che ci permette... Quello era un culo morto? Penso di sì, non l'abbiamo potuto vedere. C'è un po' di... del toro, sarà perché sono fissato io, ma c'era, a parte qua, questo pulsare, questa orchidea. Vedete che ci sono ste rane, ste frogone qua, che mi ricordano quella del labirinto del fauno. Non è male, non è male. Quindi magari, sì no, potremmo anche portarlo. Però ragazzi, ripeto, c'è Bendy and the Ink Machine. Ma con che cazzo di grembiule me lo dici? Limited Edition, PlayStation. C'è Bendy and the Ink Machine, c'è l'altro di... C'è troppa roba, ragazzi, c'è troppa roba. Come facciamo? Come facciamo? C'è di meglio. Magari è veramente figo. Non mettiamo le mani avanti. Mettiamole in faccia, piuttosto. Days Gone l'abbiamo già portato, ragazzi. Però non vedremo più. Che fai? Copi le musiche al Late Show con Karim Musa? Hai visto, Star? Mi hai sgamato. Già dicono che assomiglio a Karim, ma a questo punto gli ciuliamo il lavoro. Hai visto Cabinet of Curiosity? Sì, Daxin, l'ho visto. Ma l'ho consigliato l'altra sera, bellissimo. Veramente fighissimo. Gioco sui nani di Moira, esce 2023, ma non so quando. Grazie Kong, Kyong? Kyong? Sì. O Klong, non lo so. Valuto Valhalla. Dino, ti piace Harry Potter? Sì, come le emorroidi, però mi piace Harry Potter. Caped lo portiamo, portiamo i DLC, quello sicuro. Adesso ragazzi mi dite perché vi piace Harry Potter. E non basta dire mi piacciono i maghi e la magia.
Voglio la motivazione. Voglio che decostruite Harry Potter e mi spiegate perché. No, perché ci sono cresciuto non vale. Su queste motivazioni del cazzo non hanno senso. Uno può crescere con una roba che fa cagare, ma può essere oggettivo e dire fa cagare. Non sto dicendo che Harry Potter faccia cagare. Attenzione. Attenzione. Fa cagare. Bubolo. Che spiriti affini. Vediamo il trailer di Harry Potter, dai. Perché mi piace Emma Watson. Ma dai, ma cosa c'entra? Era troppo piccola. Birichino. O birichina, non ho neanche letto. Perché mi piace la trama. Forse non avendo mai letto i libri posso dirti ci sta. I film, la trama dei film è... No. Perché non ho mai visto un cattivo più idiota di quello di Harry Potter, francamente. Il castello. Bello. Il castello. I castelli sono belli. Hagrid dovevate rispondere comunque. Ma andava bene quello. Piton. No, Piton no. Piton. Piton no. Non riesco, ragazzi. Non ce la faccio. Perché bastava parlare con sto cazzo di Harry, dirgli 5 cose e risolvere il film al primo. Bastava la comunicazione anziché i cuori affranti con questa musica. Bastava che Piton andasse da Harry e dirgli: Harry, mi scopavo tua madre. E finiva lì, capito? E poteva spiegargli un po' di cose. La figlia di Harry Potter, vista 30 secondi. Ah, il trailer di Bendy, ancora, ma l'abbiamo visto l'altra volta. Sirius Black, best personaggio. Quello che per mezz'ora urla nei cartelli. Sì, effettivamente. La McGranit, si pronuncia esattamente così, la donna gatto. Sirius Black era in quarantena. Andrea, quando era in quarantena, ci ha inviato un video una volta che era effettivamente una GIF di lui che era Sirius Black. C'è sta barbetta incolta e i capelli. Bellatrix, chi cazzo è? Non me la ricordo. Non li ho visto fino al 4. No, li ho visti tutti, per carità. Però mi ricordo fino al 4. Poi ho la pazza, quella che ammazza tutti e gode nel farlo. La sorella di chi? Esatto, sì, è la cattiva. Perfetto, è il personaggio che mi piace. Ho un kink per i cattivi, non posso farci niente. Soprattutto se sono bastardi. Sì, aspettate però che questa musica io qua mi elevo. Adesso un pelo che... Mamma mia. Alleata di Piton. Ma come? Ma se è cattiva, Piton è buono. Il pitone è sempre buono, ragazzi. Malocchio, miglior personaggio. L'attore è eccezionale, è stato bravissimo. Questo occhio. Penso siano dei film di merda. L'unica cosa carina è Hagrid, che mi ha sempre ricordato il Signore degli Anelli. È vero, ricorda molto il Signore degli Anelli, perché è una minchia di nano. Di per sé anche lui è inutile, ma come? Ed è divertente solo per il meme. Attenzione. No, ragazzi, io ho un problema con Harry Potter, perché sì, ci sono cresciuto, quello che volete, però non mi ha mai mi rompe le... A parte che i maghi non proprio ce li ho qua, come la lisca di pesce. Mi sono rimasti incastrati qua, ma non ho più la stessa bellezza che c'è nei primi film di Harry Potter. Io parlo solo dei film, dei libri non mi interessa, perché non li ho letti. Forse ho letto l'1 o il 3, credo, da piccolino, dall'1 al 3, da quando ero piccolino. Poi mi sono beccato una freccia nel ginocchio, cheat, poi basta. E i film sono carini, soprattutto il primo, nel senso, il primo è proprio ti apre un mondo di fantasia puro. Mi sono piaciuti uno dopo l'altro fino al 4, dove c'era ancora la magia, c'era ancora
la fantasia. Poi dopo è diventato una specie di Beautiful dove i personaggi si slinguano, dove crescono ovviamente perché diventano ragazzi, e si perde quel concetto di magia, si passa, che è giusto, ha senso, però si passa alla cosa più dark, solo che quella di Dark non sa scrivere un cazzo dal mio punto di vista, perché come faccio ad aver paura dei... Cioè, come faccio ad aver paura di delle persone con le bacchette in mano? Non ce la fa, non ci riesco. Dal 4 sono molto più seri. Non ci riesco, ragazzi. La pubertudine, esatto. La pubertitudine, scusatemi. I libri. Ti chiami Cop o Dino? Coppino, per gli amici. Mi chiamo Dino, Cop TV è il canale. Chiamami Dino, Cop TV è mio padre. Cosa pensi di Animali Fantastici? Che quando è uscito al cinema sono stato gradevolmente seduto a casa, piacevolmente, col culo sulla sedia. Sedia di legno, scheggiata, ma ho gradito di più quello. Anche perché poi quando ci ficcano tutta sta CGI, bah. Era in realtà un chiaro messaggio a odiare, non posso leggerlo. A Ghost of Tsushima ci ho giocato, sì, figo. Figo. Pensa ad avere la paralisi del sonno con i dissennatori. Ma come fa? Allora, i dissennatori. Una volta che capisci la loro entità e la loro funzione, e capisci come affrontarli, perché dovresti aver paura di un lenzuolo nero che fa... Sì, fa un po' freschino, ti mette un giubbotto. Sono carini, sono belli. Oh, che ti succhiano, Ghost of Tsushima, ve la ricordate la serie? Bellissima. Ti piace Peppa Pig? Assolutamente. Dimmi, mai visto Eragon? Figa. Ah. Non lo so, io penso alla Rowling come una brava scrittrice che dopo un po' si è persa con dei buchi di trama che si è costruita lei, perché nessuno gli ha messo una pistola alla testa e gli ha detto adesso scrivi male. Ha fatto tutto da sola, si è dimenticata dei pezzi, non è riuscita a comporre il puzzle finale, la gente gli ha smontato la storia in 5 minuti, ha cercato di mettere delle pezze, ha cercato di mettere a riparo qualcosa, nel mentre che scriveva i libri, nel mentre che uscivano anche i film, ed è andata un po' come è andata. Però di per sé sono dei buoni film, dei buoni libri, degli ottimi libri, degli ottimi romanzi che hanno fatto la scuola della letteratura e degli ottimi film, però a me francamente non piacciono. Poi, messo a confronto con Tolkien, dove cazzo vogliamo andare? Ovvio che è un'altra cosa, però non è per me la stessa roba, non ce la faccio. Cioè, più che altro anche la mitologia che c'è dietro è molto... Se tu devi prendere il fantasy, le storie del nord, le storie tedesche, e trasformarle per plasmarle per fare una tua storia fantasiosa, ci sta, però devi aggiungermi qualcosa. E io in Harry Potter vedevo questa aggiunta, questo suo modo di vedere il mondo magico e fantasy, figo, che è particolare solo di Harry Potter. Poi sta roba si è persa, poi dopo è diventato una specie di è una specie di scuola di polizia, cioè c'erano loro che dovevano imparare la stregoneria per ammazzare i cattivi. Anche gli ciucci d'amore e gli intrecci politici non me ne frega un cazzo. E poi sì, ha inserito... Daxin, ci sono stati diversi problemi con la Rowling legata alla questione politica. Le sue vedute. Ma vabbè, non è questa la sede per farsi bannare. Scuola di polizia top, esatto, è il miglior fantasy che c'è sul mercato. Opinioni su Anelli del Potere? Fa schifo. Fine. Mi spiace, con questa allegria e con questa... Sto risultando anche un po' altezzoso e fastidioso, secondo me, in questo momento. Perché quando critichi e basta, e magari non dai neanche una spiegazione... È un po' brutto, però è il fatto che ho già parlato mille volte di cosa penso di queste cose qui, Signore degli Anelli soprattutto, quindi non è con tutta sta voglia di ripetermi. Però io adoro il fantasy, adoro anche lo schifi, lo scifi mi piace, non ai livelli, non come il fantasy, però mi piace, quindi non voglio risultare magari
antipatico, ecco, perché non voglio, cioè, se una cosa piace a voi, non è che io la voglio insultare, non voglio insultare voi, è semplice un mio gusto, a me non piace Harry Potter, tutto lì. Vabbè, bestiacce, fate i bravi e fate i buoni, nel mentre che con questa musica io vado a elemosinare dei soldi in piazza, con il bastone e il... Come si chiama quella cazzo di roba lì che fanno i poveri, i vagabondi? Come si chiama? Il bastone e il... E dietro c'è, no? Quando c'è quella costruzione... Immaginatevi, il fagotto, grazie, non mi veniva a mettere... Il fagotto dietro con dentro tutti i nostri beni, che non ci sono perché dobbiamo riempire. I soldi rubati, insomma, le pagnotte, quello che è. Fate i bravi, fate i buoni, ci vediamo domani alle 21.30. Non vedo l'ora che esca God of War, per l'amor del cielo, siateci mercoledì, siateci per la prima su God of War. Sarà appunto una live un pochino più pensata, più dedicata alla storia. Se volano spoiler, voi volate. Non vi dico, io non dico dove, non dico cosa, volate, inizierete a fluttuare e poi non riuscirete più a ritoccare terra, però sappiatelo. Ecco, vedi, qua mi sono ispirato a Harry Potter, incredibile. Quindi fate i bravi, fate i buoni, e domani invece con Andrea c'è Nostalgaia, siateci per il Dark Souls comico, in chiave comica. Io vi voglio bene, bestiacce, vi ringrazio per la vostra presenza, e se volete ci vediamo anche alla Games Week il 26, se non sbaglio, che è sabato, allo stand di Arcadia, che è la nostra, il nostro network, va bene? Poi vi spieghiamo bene gli orari, che ancora non sappiamo, vi spieghiamo più o meno come funziona, quindi state tuned sui social. Come cazzo parlo? Come parlo? Vado in conclusione così.